Siamo con il vicepresidente Bankowski. Vicepresidente, campagna abbonamenti, riparte un'altra stagione, almeno per i prezzi, cioè da stare tranquilli. Da essere contenti, perché comunque abbiamo cercato di stare vicino alle famiglie, di stare vicino ai tifosi, ai quali noi teniamo effettivamente. Come si convincono i tifosi a fare un altro abbonamento, abbonarsi un'altra volta? Ma cercando di stare vicino ai colori, di essere tifoso, stavo dicendo, non devono fare l'abbonamento né per la società, né, ma per i colori, per la squadra, e cercare di stare vicino, riempire quella curva che effettivamente negli ultimi tempi è stata un po', e quindi di conseguenza ci farebbe piacere tornare a vedere. A me mi sono venuti i brividi, ho rivisto la curva e l'introduzione ed è stata molto bella. Ci piacerebbe tornare veramente ad avere quel tifo di cui abbiamo bisogno. La società che obiettivo si è posto con questa campagna abbonamenti? Cioè, vi siete dati un numero fisso o comunque sperate comunque nel meglio? Guarda, noi cerchiamo di fare bene e di allestire una squadra competitiva come lo è stato sempre, soprattutto in Serie B, perché naturalmente è ovvio, in Serie A abbiamo commesso degli errori e quindi di conseguenza, e credo che secondo me faremo bene, e se faremo bene, se i tifosi saranno contenti, vedrete che faranno anche degli abbonamenti. Vuole fare un appello ai tifosi? Ma appello ai tifosi, noi ci teniamo, io ero un tifoso, io venivo in curva, di conseguenza anche quando sono stati momenti difficili, che c'erano delle società che praticamente erano veramente inguardabili, e l'ho sostenuta, perché ho sostenuto il Pescara, ho sostenuto i ragazzi di colori, così devono fare loro. Io faccio un appello a loro veramente di starci vicino, di stare vicino ai ragazzi soprattutto. Noi facciamo quello che possiamo, sono 9 anni che siamo qua con alti e bassi, il presidente fino adesso ci ha messo sempre la faccia ed effettivamente insomma ha fatto veramente tantissimo. Io ogni tanto ci parlo ed effettivamente speriamo veramente che tutto torni un po' come prima.